In questa puntata vogliamo parlarvi di artigianato, di arte della tavola e di un pezzo importante della storia della manifattura italiana che rischiava di andare perduto. Il Museo di Doccia, nato nel 1965, prende il nome da una località sulle colline di Sesto Fiorentino, dove nel Settecento il marchese Carlo Ginori aprì la sua prima manifattura e custodisce una preziosa selezione delle opere prodotte dall'impresa dalla fondazione ai primi del 2000. La struttura però, dopo il fallimento dell'azienda e il passaggio dell'attività imprenditoriale in altre mani, nel 2014 venne chiusa e da allora versava in uno stato di abbandono. Ora però c'è un'importante novità. Alla fine del 2017 l'edificio e la collezione sono stati acquistati dallo Stato. Questo acquisto è molto importante perché riporta nell'ambito del patrimonio pubblico una collezione che è fondamentale per la storia non solo dell'arte e della cultura italiana, ma proprio anche per la storia industriale, perché questa manifattura è nata nel 1737 e poi è diventata un'impresa di livello internazionale. Negli anni d'oro la manifattura di Doccia produceva stoviglie di ogni genere, a partire da quelle utilizzate nelle mense carcerarie per finire con pezzi unici destinati alle case reali. Sì, per esempio c'è un magnifico servizio che fu commissionato dal viceré d'Egitto negli anni 70 dell'Ottocento, che ha la particolarità di essere stato disegnato non solo come decorazione ma anche come forme, quindi ogni pezzo è stato modellato dagli scultori di Doccia per questo unico servizio, quindi un costo esorbitante. E tant'è vero che poi la Ginori ebbe molta difficoltà a farselo pagare. Poi ci sono ad esempio servizi da tavola destinati alle ambasciate. Certo, dall'epoca dell'Unità d'Italia la manifattura Ginori è divenuta la manifattura nazionale, quindi le forniture sia per la Casa Reale che per l'ambasciata erano rigorosamente Ginori o Richard Ginori, e anche negli anni 20 lo stesso Gio Ponti disegnò un nuovo decoro con un elegantissimo bordo con il nodo dei Savoia in oro inciso in rilievo. E un ultimo esempio dell'importanza della manifattura di Doccia come azienda che serviva tutta la nazione è il servizio creato per Alitalia. Sì, negli anni 70 Alitalia commissionò alla Ginori un servizio per la prima classe in porcellana su disegno di Ambrogio Pozzi e Gio Colombo, proprio studiato per avere tutte le caratteristiche di stabilità, di versatilità, di compattezza che erano necessarie per un servizio di linea. Tutto questo costituisce un patrimonio che lo Stato intende promuovere e tutelare, anche con l'aiuto dei privati. A quanto ammontano i fondi finora a disposizione e per cosa serviranno? Innanzitutto va ricordato che l'acquisto di per sé stesso di questo luogo è stato affrontato dallo Stato con una spesa di 700.000 euro per quanto riguarda l'immobile e con un equivalente, diciamo, valore di 3 milioni e mezzo circa che riguardano le collezioni e le documentazioni d'archivio in compensazione di questioni fiscali che l'azienda aveva in sospeso. In somma urgenza noi andremo a fare quello che c'è da fare nei limiti che la legge prevede. Abbiamo già uno stanziamento pubblico previsto di 1.900.000 che servirà per fare appunto i lavori strutturali per poi iniziare un lungo percorso di rinascita. Stiamo pensando, come Stato e Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino, a una fondazione di partecipazione che veda pubblico e privato lavorare insieme per assumere la gestione di questo luogo e farlo rinascere appunto come una struttura nuova. Quali sono i vari soggetti privati che stanno contribuendo alla rinascita di questo museo? E noi come Amici di Doccia abbiamo costituito questa associazione 15 anni fa, nel 2003, proprio con l'intenzione di diffondere la conoscenza e soprattutto promuovere gli studi sulla manifattura Ginori di Doccia in Italia e all'estero. La partecipazione di questa associazione, che ricordo è un'associazione culturale
sociale non a scopo di lucro, è stata fondamentale dal punto di vista di catalizzatore di risorse per quanto riguarda la messa in sicurezza di un grosso nucleo di opere che rischiavano di essere perdute per sempre. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è stata per noi essenziale, è stato il nostro primo interlocutore privato, ha messo a disposizione un importo sostanzioso per la ristrutturazione del museo, si è unita anche con Findustria Firenze che ha promosso la prima grande raccolta fondi l'anno scorso a Firenze durante il G7 e hanno raccolto 600.000 euro che serviranno per i primi 3 anni di gestione del museo. Ma dopo? Quindi abbiamo bisogno veramente di aiuto perché una volta che si aprirà il museo sarà soltanto l'inizio.